Sì, grazie, grazie Carmine. Dunque l'obiettivo è ripartire di slancio dopo il KO di Verona di 10 giorni fa e il turno di riposo. Eccolo qui, il manto erboso dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia, inquadrato dal nostro Diego Martelli, è perfetto. Questa sera alle 19, dunque Pescara-Venezia, ci sono tutte le condizioni per tornare alla vittoria. Fondamentale però ritrovare equilibrio e compattezza. È stato molto categorico Pilloni in conferenza stampa ieri, dicendo testualmente: non cambierò nulla dal punto di vista tattico. Insomma, Pillon assolutamente chiaro. Allora direi di andarlo ad ascoltare in una conferenza stampa piuttosto animata. No, non cambio modulo, porca miseria, me le tirate fuori, non lo cambio. Sono qua che più, bellissimo. Il nostro centrocampo viene tanto criticato in questo momento, però all'inizio nessuno mi muoveva una critica sul centrocampo che avevamo noi, nel senso che noi all'inizio abbiamo fatto 26 punti con un centrocampo di questo tipo qua, consideriamo un po' tutto. È un problema di distanze tra i reparti, come abbiamo detto nelle ultime settimane. Sì, ha detto bene, io mi ricordo bene quando abbiamo fatto tanti punti, noi eravamo una squadra molto compatta in questo senso, non offrivamo molto il fianco e ripartivamo, facevamo molto molto male. Tornano a disposizione Canute e Melegoni, ripartiranno dalla panchina, non convocati Cocco e Fornasier, destinati a lasciare Pescara. Sull'attaccante concreto l'interesse del Pordenone. Il probabile 11, Mancuso, riferimento centrale, Antonucci dal primo minuto, soprattutto il rientro di Fiorillo Trepali. A centrocampo conferma del trio Memusciai, Brugman, Macin. Sul mercato e sullo stesso Macin, Pillon dice testualmente: abbiamo parlato con la società, ci siamo trovati d'accordo su queste situazioni da riparare, insomma, ma non aspettatevi stravolgimento, cose eclatanti, nel senso che vediamo cosa può offrire il mercato. Se un giocatore viene richiesto in Serie A, deve andare, perché magari rimane qui controvoglia, non hai più la fame di prima, pensi di essere diventato, diventa un problema. No. Anche perché, diciamolo francamente, se questi sono i risultati quando gioca, insomma. Chi è? Macin. Ma no, ecco, vedete, voi andate subito. No, ma questo è per pungolare il ragazzo, perché allora, ha grandi qualità, però insomma se gioca così serve a poco. È un giocatore che secondo me trova la continuità, può diventare un grande calciatore. A proposito di giocatori che devono ritrovarsi, si aspetta molto anche da Memusciai? Io mi aspetto molto da tutti, da tutti, compreso Memusciai. Io mi aspetto grandi cose in queste due partite e nel futuro, da tutti. Però non cambierà modulo, questo insomma mi pare proprio assodato, cioè acclarato questo, no? Buongiorno! Tra l'altro, Carmine, manca solo l'annuncio per Luca Leone alla Ternana, è tutto fatto, contratto di 3 anni, scadenza 30 giugno 2021, fortemente voluto dal patron del club umbro Bandecchi. Dunque Luca Leone lascia Pescara dopo quasi 3 stagioni. Tornando alla partita, ore 19, Pescara-Venezia, l'arbitro è Pezzuto di Lecce. Zenga opterà per il sistema di gioco ormai consueto e collaudato dal suo arrivo in Laguna, il 4-3-3. C'è un dubbio per quanto riguarda il tridente d'attacco, giocherà uno tra Marsura e Citro e poi sicuramente Vrioni, il terminale della manovra, con Di Mariano a sinistra, finora 5 gol per l'ex attaccante del Novara. Dunque è tutto dall'adriatico Giovanni Cornacchia, la linea può tornare a te Carmine.